La Presidente della Commissione europea von der Leyen ha fatto ieri qui un discorso ultra politicamente corretto in aula. Tra i passaggi del suo discorso ha inserito infatti questo riferimento. Ha detto: è il momento di cambiare per costruire un'unione davvero antirazzista che passi dalla condanna all'azione. E la Commissione, dice, sta proponendo un piano d'azione per iniziare a farlo. Sia chiaro, noi siamo sicuramente contro tutti i tipi di razzismo e lo vogliamo ribadire a gran forza. Ingiustamente da troppo tempo ci attaccano etichettandoci come razzisti e xenofobi senza alcun motivo. Ma siamo chiari, non vogliamo mica che con questo piano d'azione ci sia un ennesimo tentativo di tapparci la bocca. Tra le proposte fatte dalla Commissione abbiamo la nomina del primo coordinatore antirazzismo della Commissione, oltre all'allargamento dell'elenco dei crimini riferiti all'odio. Qualcosa di simile lo abbiamo già visto in Italia con una commissione creata apposta da questo governo che dovrebbe vigilare sulle idee estremiste. Ma con l'etichetta di razzismo vogliono in realtà far rientrare anche la legittima critica ai fenomeni di immigrazione clandestina. Sia chiaro, noi continueremo ad opporci al business dell'accoglienza e anche a chi vuole l'Italia campo profughi d'Europa. La Commissione europea dovrebbe pensare a ben altro e non concentrarsi su ridicole proposte come il coordinatore antirazzismo, che avrebbe secondo loro il compito di censurare le idee di chi, come noi, è contro il sistema dell'immigrazione senza freni. Non ci chiuderete la bocca, non ci riuscirete. Sempre in questi giorni si è saputa la notizia che Silvia Romano, la cooperante rapita dai terroristi islamici in Kenya, diventerà testimonial del progetto europeo contro l'islamofobia. Siamo veramente all'assurdo. Una povera ragazza che ha subito la violenza dell'estremismo islamico e che è stata costretta alla conversione e anche al velo islamico, è diventata simbolo pro-Islam. È veramente pazzesco. Bravo.